siamo tutti pacifici, siamo partiti con le migliori intenzioni. E la nostra idea è quella di, cioè, il nostro slogan è tutto chiude, la musica no. Abbiamo avuto qualche problema in questi giorni, per l'organizzazione, quindi abbiamo deciso, non potendo più suonare, perché inizialmente l'idea era quella di suonare, di esibirsi per, simbolicamente per 5 minuti, di aprire le custodie degli strumenti mettendole di fronte ai partecipanti che rispetteranno le norme igieniche vigenti anti-Covid, quindi saranno tutti a 1 metro di distanza e con le mascherine. Abbiamo predisposto anche degli igienizzanti in giro per la piazza per essere coperti in tutto e per tutto. Questa serata inizialmente era un concerto che doveva venire dall'altra parte della piazza al Jazz Club, uno dei tanti locali dove si suona a Torino, che ovviamente è stato chiuso come tutti i locali dove si fa musica per il nostro settore, come anche tutti i teatri, i cinema e quant'altro. Quindi l'iniziativa è nata qua in Piazza Valdofusi proprio per provare a ricreare quello che poteva essere il concerto al chiuso nel locale, all'esterno, cosa che c'è stata inizialmente mercoledì mattina, non era un concerto, era una manifestazione, un sit-in musicale, quindi dove tutti gli artisti potevano suonare. C'è stata inizialmente confermata mercoledì mattina dalla questura e questa mattina c'è stata revocata come permesso, quindi abbiamo avuto le ore di oggi per riorganizzare tutta la manifestazione in una maniera in cui la musica non fosse inclusa dentro i discorsi e dentro la parte verbale, diciamo. Come vi fa sentire questa cosa che non potete suonare? Bloccati, limitati sicuramente dal punto di vista soprattutto emotivo, perché magari spendiamo tempo, ore a preparare live che poi vengono annullati da un momento all'altro, ovviamente. Quello che è successo è che un paragrafo che vieta il permesso di fare di spettacoli di intrattenimento hanno ritenuto necessario che l'esibizione di 30 artisti, anche se per solo una canzone con annesso discorso motivazionale del perché siamo qua, risultava come spettacolo o comunque evento di intrattenimento, quindi non si potrebbe neanche intonare il ritornello di una canzone. Si può parlare ma non cantare. Come artista, come ti fa sentire questa cosa? L'iniziativa è partita appunto da noi, quindi come cosa mi fa sentire parecchio giù, perché appunto tutti gli artisti, non solo di Torino ma dell'Italia, ma più o meno anche di tutta Europa, avevano cominciato a riprogrammare come tutti i locali tutta una stagione autunnale e invernale, per molti lo fanno anche come lavoro, non soltanto come hobby e passione, ed è stato tutto chiuso così all'ultimo, senza tenere in considerazione che c'è un'attività di musica indipendente che ha bisogno di rimanere attiva per continuare ad esistere e che non è la musica mainstream che va in radio, che ha tutti degli altri canali per poter continuare a vivere. Quindi la nostra è semplicemente una risposta a questa decisione.